Monaco c'è Flor su Boeing. Iniziano i telefilm di Boeing. Perdonatemi. Scusate, dove posso mettere il caffè? Lascialo pure sul tavolino, grazie. Vuoi che ti aiuti? No, ce la faccio da sola. Flor, per favore, cerca solo di stare un po' più attenta. È che non ci sono abituata. Stai tranquilla, col tempo migliorerai. Allora vado a prendere altro caffè in cucina. Sì. Prego, da questa parte, signori Kunt. La prego, può chiamarmi Max. Ah, Max, splendida cravatta, un ottimo gusto. Accomodatevi pure lì, sul divano. Grazie. Con i tre cuscini. Nell'altro mettetevi voi, ragazzi. Sì, ho chiesto che venga portato un altro po' di caffè. Grazie. Ci sono delle opere davvero splendide in questa casa, Federico. Bene, grazie mille, sono onorato. Dai, su, non fare la difficile. Andiamo a bere qualcosa tutti insieme. Ma io sono una brava ragazza. Allora, non so, possiamo andare a ballare? No, ballare, quello a ballare mi fanno troppo male i piedi. I piedi, Ruzza, come piace a me. Sì. Dai, dai, andiamo, che poi te li massaggio per bene io i piedi. E a te, tesorino, che cosa fa male, eh? Non lo dire, fa male, non lo dire. Ma lo sai che mi piace. Basta, mi hai rotto le scatole, finiscila. Ma non sono ragazze, sono dei trans. No, che trans è trans? Corri, andiamo, ce ne sbrigati. Complimenti, Federico, hai una fidanzata che è incantevole. Sì. E quanti figli pensate di avere? Non ne abbiamo ancora parlato. Prima pensiamo al matrimonio. Bene, ma allora che state aspettando? 2 anni sono abbastanza per conoscersi bene. Se no uno poi si stanca e la voglia passa. Esatto. Siete almeno fidanzati in casa? Beh, no, ancora no. Lo vuoi un consiglio da uno che potrebbe essere tuo padre? Accelera i tempi, Federico, perché se poi non si fanno le cose subito, si rischia di non farle mai più. Parole davvero sagge, Max. Anch'io glielo dico sempre. E poi, Federico, non vorrai perderti una così bella principessa, no? Che gentile, così mi lusinga, la ringrazio. Scusatemi, i signori desiderano forse qualcos'altro? Sì. Puoi portare anche dell'acqua oltre al caffè, per favore? Grazie. Non ci hanno seguiti, dovremmo tornare al locale. Ma perché ci vuoi tornare? Come perché? Per lo spettacolo, ci stanno aspettando. Io mi voglio cambiare, voglio togliermi questa roba, ma che Vabbè. Mi importa se... Hai visto quel deficiente che gesti che ha fatto? Bravo, vattene, questi si accontentano di qualunque cosa. Torniamo al locale, se restiamo vestiti da donne finiamo veramente male, per favore. Non siamo neanche delle vere donne, io non... Ragazze, se lo fate fare un bel giro in galleria? Lo faccio fare sul treno. Dai, andiamo. Aspetta. No, dammi la parrucca, è di mia mamma. Parlando di avere figli, come ho potuto perdere il mio principe così? Perché? Ah.
Com'è possibile? Come ha fatto a crescere così velocemente? Oddio. Mamma, questo è un tuo segnale? Mamma? Mamma? Mamma, sei qui? Cosa ci fai qui, Flor? Che è successo? Ah, niente, com'è andata con quelle ragazze? Dopo ti racconto, entriamo, sennò Federico mi strozza. Va bene, entriamo dalla cucina e poi ti nascondi in camera mia. D'accordo, sicura di stare bene? Sì, sicura. Bata, non puoi continuare così. Flor, ti sei scordata l'acqua. Ma dov'è finita quell'inutile cameriera? Ciao. Sai una cosa? Noi dovremmo fare un bel discorsetto. Beh, io in questo momento proprio non posso. No, sai cosa stavo pensando? No, sinceramente, che in questo momento non posso, no. Davvero, non è il momento. Salve! Ciao, come va? Dicevo a Pedro quando mi deve riaccompagnare a casa. Io non te l'ho chiesto. Da dove state arrivando a quest'ora? Che ti importa? Ma spero non lo direi a Federico. No, non gli dirò niente. Stai tranquilla, però vai subito a letto, sennò alla fine ti scopre. Bene, Pedro ed io non diremo assolutamente niente. Vai a letto che è tardi, dai. Vai, vai a dormire, dai. Andare! Io me ne vado in macchina, d'accordo? Mi dia la caraffa, la metto a posto. No, per favore, no, lo faccio io. Lo posso fare io. Sono io la cameriera e lei la padrona di casa. Hai qualche problema con me, Flor? Perché, non lo so, ne abbiamo già parlato, ti ho chiesto scusa, non so che fare, ti vedo un po' aggressiva. Mi perdoni, ma oggi non è stata una bella giornata. Va bene, non devi preoccuparti. Una brutta giornata può capitare e devi stare tranquilla, è chiaro. E poi sei così carina con questa uniforme. Maya, posso dormire qui? Maya, sei già arrivata? Maya, cosa ci fai qui, Sofia? Cosa ci fai tu lì, non essendo lì? Grazie, Robertina. Grazie per avermi coperto. Vai a dormire. Tutto bene. Notte. Ciao. Cosa vuoi da me, Sofia? Sei scappata? Sì, l'ho fatto, ma vedi di non aprir bocca, altrimenti ti strappo tutti i capelli. Aia, Maya! E va bene. Io non apro bocca, ma dormo da te. Che? Sì. Questa è matta. Se dormo qui, sarò muta. Se dormo fuori, dico tutto. Tu stai forse minacciando me? Sì, ti sto minacciando. Ma dai, per favore, ho avuto un incubo orribile, fammi dormire qui. Sofia, sai essere davvero assillante. Va bene, dormi qua. E voglio anche l'orso. Tieni. Ah, così va bene.